Allora, innanzitutto, ben trovato. Sono felice Grazie. di vederti, anche se a distanza, insomma. Fa bene vedere che c'è vita oltre le quattro mura, insomma. Ah, guarda, chi lo dice? Oggi non vedevo l'ora, ho fatto un sacco di interviste anche così, però ritornare a fare il nostro lavoro, il nostro mestiere, credo che sia per me una liberazione assoluta, assoluta. Sì, cioè, dimenticare come forma di protezione, diciamo. Partiamo da questo qui, che è un concetto che mi è sempre stato carissimo. E d'altro canto c'è anche la nostalgia, no? Quindi quel ricordo invece che nel momento in cui riaffiora, nonostante l'avessi dimenticato, ma ci sono dei ricordi che dimentichiamo perché vogliamo dimenticarli, ma ci sono dei, e quindi ci salvano la vita in quel senso. E ci sono dei ricordi, secondo me, che invece tendiamo a dimenticare proprio perché li vogliamo proteggere da quello che è il caos dell'esistenza, della vita di ognuno di noi, dal casino che ci circonda. E ce li teniamo lì, ce li coccoliamo nascosti in fondo all'anima. E ci sono appunto questi ricordi che di colpo nel momento del bisogno riaffiorano e ti come dire, regalano di nuovo quella felicità. Di solito sono ricordi felici, appunto, no? È quella felicità che teniamo nascosta dentro di noi. E di solito il più delle volte sono veramente delle piccolissime cose, sono delle cose di ogni giorno, della quotidianità più spicciola, quei ricordi, come dire, il gesto, il profumo del ragù che stavi facendo, ti stava facendo tua madre, sono queste cose che alla fine ti restituiscono anche, secondo me, una dimensione più reale di quella che è la tua esistenza, no? Perché il rischio è quello di vivere in una realtà che ci costruiamo, ma non è la realtà, in realtà, che dovremmo vivere. E questo lockdown forse ci ha, l'unica cosa che ha, almeno a me, ha restituito è stato quel tempo, da dedicare a queste cose, che sono poi le cose importanti invece nella nostra vita. Infatti poi si dice sempre che uno rincorre la felicità, no? Però la felicità di fatto quando la vivi non la capisci, come dicevi sempre tu, no? È sempre il ricordo Assolutamente. che È te la sempre il richiama. ricordo della felicità, perché nel momento in cui la vivi e ti succede, in realtà o sei preso in altre cose o pensi che la felicità sia altro e non ti accorgi che invece la felicità è lì, ce l'hai proprio lì a portata di mano e te la fai scappare il più delle volte, quando non riesci poi ad averla, dopo averla fatta sedimentare, averla dimenticata, quando riaffiora in un ricordo. Infatti la canzone qui, quando l'ascolterai ti renderai conto proprio che anche la narrazione è così, perché c'è quasi un ossimoro dentro, no? Sì, tu dovresti averla comunque. Quindi è molto bella anche per questo motivo, perché è prima di tutto sorprendente. E poi devo dirti che a livello di scrittura c'è stato uno slancio creativo, forse dettato da un'urgenza proprio impellente. Ci siamo trovati in studio con Dario Faini, con Roberto Casalino, col quale collaboro da tantissimo tempo. Dario lo conosco da moltissimi anni, prima che diventasse quello che è diventato adesso, Dardas, mi sembra quasi. Cioè, invece io so molte cose che voi umani, no, scherzo. No, è esatto. E quindi è nata, quindi anche questo la dice lunga sulla potenza espressiva della canzone, che è una summa di tutto quello che sono stato, che sono, che probabilmente sarò. Racconta tutto, è un percorso, è un punto d'arrivo di un percorso molto lungo. Quindi ci sono io, addirittura ci sono echi dei Timoria, c'è una vocalità splittata in due, in cui c'è la vecchio Francesco Renga, il nuovo Francesco Renga e probabilmente anche quello di domani. Quindi è una canzone molto importante ed è anche uno dei motivi per i quali io volevo portarla su quel palcoscenico adesso. Quindi è un brano che probabilmente solo ora poteva arrivare, perché da come mi stai dicendo è proprio la fotografia di quello che sei oggi come artista. Assolutamente, è proprio così. Ti dico un'altra cosa, anche questo è frutto di un pensiero che ormai è un po' che mi gira per la testa, che è quello dell'idea proprio di album e di disco. Io ho mutato negli anni la mia idea, la mia visione dell'album e del disco. Cioè, non posso più pensare ad un disco come un lavoro che fai
in 9 mesi lo prepari, lo confezioni, lo lavori, e nel momento in cui esci, tutte le volte che usciva un mio disco avevo 3 canzoni che porca vacca volevo mettere nel disco, ma e quindi erano le più rappresentative che il più delle volte rimanevano fuori dall'album, no? E invece il mio modo superandi adesso è proprio, sarà questo qua, quindi lavorare su canzoni, farle uscire. Per me questa canzone è la fotografia di questo momento, esce adesso, non mi interessa. Poi alla fine di questo percorso ci sarà un album, una raccolta sarà a quel punto. Però ecco, l'idea di album, infatti non ho un album in uscita, come saprai, ma è semplicemente, sono tutto concentrato su questa canzone. Quindi che significato ha per te innanzitutto andare a Sanremo? Tu l'hai detto, è stato comunque rimettere in moto una macchina ed è importante ribadirlo, insomma, perché la musica sì, è divertimento, come dicono, ma è anche lavoro, ma poi è, penso sia vitale a livello energico per chi come te. È vitale in assoluto, fondamentale. Io ti dico la verità, rischiavo di vacillare anche solamente psicologicamente, non solamente dal punto di vista dell'umore, ma anche dal punto di vista proprio emotivo. Quindi questa cosa qua per me era fondamentale, perché rappresenta secondo me il simbolo di qualcosa che riparte, riaccendere i motori, rimettere in moto una cosa che è rimasta, una macchina che è rimasta spenta per un anno. Perché non dimentichiamoci che non siamo solamente noi artisti su quel palcoscenico, ma c'è tutta una macchina, centinaia di persone, luciisti, fonici, coreografi, musicisti, tutto un mondo che è rimasto lì, obnubilato purtroppo. Quello lì non è un oblio salvifico, è un oblio che è malefico, che invece riparte. Quindi per me rimane il simbolo comunque della ripartenza di un comparto che, per quello che si può fare, con tutte le restrizioni del caso, però ritorna a farsi vedere e a farsi ascoltare soprattutto. Ti hanno chiesto in conferenza quanto sei cambiato, insomma, durante tutte queste tappe. Io quello invece che ti vorrei chiedere, qual è la costante che ogni partecipazione a Sanremo, insomma, c'è sempre, sia che sia un Sanremo 2021, insomma, senza pubblico, con tutti i problemi del caso. La costante per me rimane sempre quella scheggia di follia e irresponsabile passione e voglia di salire su quel palcoscenico, anche quell'incoscienza proprio, che mi ha sempre caratterizzato fin dalla prima volta. Io sono andato la prima volta esattamente 30 anni fa, con i Timoriere, nel 1991. Ecco, io quella cosa lì non l'ho mai persa, non ho mai, subito Sanremo, l'ho sempre vissuta come un'occasione per me importante di felicità, di lavoro, certo, ma con uno spirito molto leggero, che in realtà quella settimana il più delle volte ti fa dimenticare. Il più delle volte che si va a Sanremo il rischio è proprio quello di vivere fuori dal tempo reale che c'è in tutto il resto del pianeta, no? Sei solo lì, c'è solo quella settimana lì, tutta la tua vita dipende da quella canzone lì. Ecco, non ho mai pensato a tutte queste cose. Tutte le volte che sono andato, anche quando, come dire, le cose non sono andate bene o sono andate meno bene di quello che pensassi, Sanremo a me ha sempre restituito tantissimo ed è sempre stato molto generoso. Ma rivedi mai le tue partecipazioni, diciamo, vecchie? Se lo fai, cosa pensi quando rivedi, insomma? No, io non rivedo mai nulla, nemmeno le fotografie che mi fanno quando faccio i servizi, quindi ho proprio un'idiosincrasia innata nei confronti della mia figura, delle mie performance. Mi capita ovviamente di vederle ogni tanto, vedo quegli pezzettoni, insomma, di spezzoni di Sanremo, di performance, però io lo vedo sempre, anche lì, lo guardo fugacemente, frettolosamente, perché mi mette non lo so che cosa sia in realtà, non lo so che se sia il confronto col tempo, no. Ma più delle volte che mi rivedo vedo solo errori, cose che non vorrei fare, tipo quella, perché cosa sei lì. Perfezionista, forse sì, allora preferisco non guardarmi più. Se è andata, è andata, basta. Capisco il mood perché lo condivido, quindi assolutamente. Senti, ti vorrei salutare, perché è vero che il palco di Sanremo è un palco, però c'è il palco vero, sono i tour, i live. Volevo capire cosa vuol dire per te, insomma,
quest'anno, perché poi tra l'altro insomma si spera insomma di vederti presto, ecco. Sì, l'idea era quella. Io qualche mese fa addirittura ho voluto aprire anche un po' in controtendenza, no, queste date, proprio perché, tornando al discorso di prima, volevo dare un orizzonte, una speranza a tutti i miei amici, collaboratori, musicisti che sono un anno che sono fermi. E secondo me la cosa più brutta nelle difficoltà è non vedere una via d'uscita, non avere un orizzonte, non avere una deadline di dire ok, ma poi abbiamo il tour, cazzo, prima o poi si ricomincia. Quindi l'idea era quella proprio di fare, di dare un'idea e una speranza a tutti i miei collaboratori, anche al mio pubblico, alla mia gente, quelli che hanno voglia di vederti, e ovviamente anche a me stesso. Quindi per adesso rimane in piedi questo tour di CPM, come si dice, CPTM, TPCK. Vediamo che cosa succederà. Per adesso noi, perché non sono io, ma è tutta la mia famiglia, i miei musicisti, la gente che lavora con me, i backliners, tutti noi viviamo nella speranza che questo tour si possa veramente fare, con tutte le restrizioni che poi ci diranno di mettere in atto. Però ecco, la cosa fondamentale è che si ricominci.